sera qui, in questo tempio. Allora ragazzi, come avete visto, mi trovo in un altro al di là, l'al di là di Akhenaton, si chiama Aton questa zona, Aten, e irrompendo l'ultima statua del Deo Fasullo, del faraone che era lui, dovrei poter, secondo me, affrontare quest'altra semidivinità, ok, accidenti, è lui. A quest'altare forse, vediamo che cosa esce. Aiutato, sì, per la luce di Ra. quindi vediamo che spunta fuori. Ah, giusto, la sabbia. Voilà. Sembra minaccioso. Capo dello cavolo. È al mio stesso livello. Oh, porca miseria, schiva. Oh, caschiva. Lo so. Oh, porca miseria, schiva. Aspetta. Aspetta, visto che abbiamo l'attacco caricato, usiamolo. Allora. Ok, vai con l'attacco pesante. Il problema dell'attacco pesante. Allontaniamoci perché non so che sta per lanciarmi. Aia, la miseria, c'è tua. Sì, lanciano tutti attacchi rotanti in modo tale che non ti permettono di avvicinarti. Ok, metà vita quasi gliel'ho abbattuta. Via. Porca miseria, siamo ai confini dell'arena. Schiva. Ok. Allora, se riesco a dargli qualche altro attacco, forse mi carico quello speciale e poi posso colpirlo da lontano. Ahia, lo so. Purtroppo non è molto, ecco, molto reattivo come sistema per schivare. Vai. Ma che ha fatto? Ha parato? Non ho capito che ha parato. Ah, aspetta, cambiamo un attimo tattica perché sennò qua moriamo. Ok, vai con l'attacco, vai, dopodiché allontanati, vediamo se riusciamo a caricare. Aspetta, devo recuperare un po' di vita. Stai lontano, stai lontano, stai lontano. Oh. Guarda quante frecce gli ho infilate addosso. Vai che c'è un altro attacco carico. Ok. Se finisco le frecce sono cavoli. E guarda. Volevi. Eccoti qua. Beh, sei finito. E la miseria. Vai, ti devo finire così. Fa andato. E quindi anche quest'altra. Ah, Il grande Dio muore. Nell'Aton è ereditato dal suo successore. Sì, in pratica tutti i grandi faraoni si sono. Era davvero un dio o solo un mortale? Hanno ereditato, si sono rubati fra di loro questo frutto dell'Eden. Che chiaramente sapete Spero che cos'è. questi simulacri degli dei calmino Hui. Ok. Va Io ti bandisco bene. nelle radianti pianure!
Niente, l'unica particolarità di questo, sono anche salito di livello di questo regno, è che al posto del sole c'è una sorta di enorme sfera dorata. E ancora non ho capito se realmente Bayek riesce a... Ecco, vedete, se riesce a fare questi viaggi nell'aldilà oppure se si scoprirà che è soltanto una visione, un miraggio. Va bene, alla prossima raga.